Ragazzi, che cavolo di freddo fa stamattina? Meno 3 gradi, è l'era glaciale. Oggi parleremo delle dichiarazioni di Scaroni, parleremo dei problemi del Milan, se è giusto o meno esonerare mister Stefano Pioli a gennaio. Invece di mercato parleremo nel pomeriggio, quindi io vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un pollice in su al benzinero, che è completamente gratuito. Allora raga, smaltita come sempre la delusione per l'eliminazione della Coppa Italia, che poi smaltita, diciamo accantonata, perché l'incazzatura dell'eliminazione della Champions, i 9 punti dall'Inter e oggi l'eliminazione anche dalla Coppa Italia è un boccone amaro da digerire, però andiamo oltre, d'altronde non possiamo cambiare quello che abbiamo combinato. Quello che pesa sono le dichiarazioni di Scaroni. Scaroni che prima della partita aveva detto: a cosa serve la Coppa Italia, visto che ci sono tante partite. Dopo, per onor di cronaca, ha anche detto: ormai che ci siamo, dobbiamo vincerla, dobbiamo arrivare fino in fondo e incidere il nostro nome sulla Coppa, che è da 21 anni che non lo facciamo. La domanda vera, caro Scaroni, è: a cosa servi tu? A cosa servi tu che ogni volta che apri la bocca dici una cazzata? Che hai zero ambizioni per questo Milan? Che il tuo obiettivo è arrivare nei primi quattro, e se arriviamo nei primi quattro per te è una stagione più che eccezionale? Che l'unica cosa che ti esce dalla bocca sono i soldi che possiamo guadagnare se arriviamo nei quattro? Non parli mai di titoli, zero, non te ne frega un cazzo, non sei un vincente, sei uno zero al cubo. A cosa serve la Coppa Italia? Che se arrivi in finale vai in Supercoppa e tu guadagni 8 milioni? Perché è quello che vai a guadagnare, è una ricca competizione che va in due partite, 8 milioni si è raddoppiato rispetto all'anno scorso, soldi che puoi investire nel mercato, visto che dobbiamo sempre spilorciare e abbiamo paura anche a dare delle commissioni per giocatori a zero, cioè dove tu non spendi un euro. Ecco a cosa serve la Coppa Italia. E quando tu già hai perso il mondiale per club, la Coppa Italia e andare in Supercoppa ti fa guadagnare dei soldi, visto che ne hai già persi 50 per non andare a fare il mondiale per club, e ne hai già persi altri 30 per non essere passati dai gironi di Champions. Ecco a cosa serve. Io penso che tu sei il presidente più inutile della storia del calcio. E lo dice anche Franco Ordine, che dice che c'è stata una riunione di Lega importantissima dove si parlava di nuove idee per migliorare il calcio italiano, una delle tante che si faranno, e non c'era un rappresentante del Milan. C'era Marotta, c'era De Laurentiis, c'era Lotito, ma non c'era nessun rappresentante del Milan. È per questo che in Lega non contiamo un cazzo, perché non ci siamo mai, ce ne sbattiamo i coglioni quando c'è da parlare di riformare il calcio italiano. Voi una volta ci siete, una volta non ci siete, fate i menefreghisti e poi non contate un cazzo, punto. Questo il problema del Milan, no? Ieri e c'è stata l'ennesima riconferma di Stefano Pioli, e non avevo alcun dubbio, perché per la nostra società con zero ambizioni il terzo posto a 7 punti è già un obiettivo centrato ed è l'obiettivo primario, quindi per la società Stefano Pioli sta facendo bene. Però oggi la mia domanda è: ha un senso a gennaio esonerare Stefano Pioli? E ve lo dice uno che avrebbe esonerato Pioli a gennaio dell'anno scorso, l'avrebbe esonerato dopo la semifinale di Champions, l'avrebbe esonerato a giugno, l'avrebbe messo un altro allenatore dopo il derby, l'avrebbe esonerato a novembre. Oggi siamo a gennaio, fuori dalla Champions, fuori dalla Coppa Italia. Anche io mi faccio delle domande se è giusto o meno.
Se è per quello che vedo in campo, allora vi dico, raga, mette sempre i giocatori fuori ruolo. Tantissime volte vedo giocatori fuori ruolo. Poi dopo noi ci incazziamo con loro che fanno prestazioni di merda, ma in realtà se io sono venuto per fare la mezzala e poi mi trovo esterno, capite che mi gira il cazzo? Se io sono venuto per fare la mezzala e mi mettono regista e non è il mio ruolo, capite che non posso rendere al massimo? È normale, normale, è il normale. Se il mio allenatore ogni 3x2 cambia modulo, è normale che andiamo in confusione. Se non lavoriamo sulla fase difensiva ma facciamo solo la fase offensiva, se non è un motivatore, se non vedo una squadra che gioca da squadra, cioè giocare da squadra vuol dire attaccare da squadra e difendere da squadra, perché noi attacchiamo solo da squadra ma non difendiamo da squadra, lasciamo voragini atroce, ma non oggi, ce lo diciamo anche quando eravamo primi. Allora capite bene, raga, che l'esonero sarebbe la prima cosa che dovreste fare. Però arrivati a gennaio, fuori da tante cose, oggi non lo so più, non lo so più se è giusto esonerarlo. A sto punto continuiamo così, bestemmiamo a raffica, arriviamo a fine stagione e poi però fuori dal cazzo, però fuori dal cazzo. È anche vero che abbiamo una competizione, la Supercoppa, l'Europa League, e vorremmo provare almeno a vincerla. Con Stefano Pioli tu sta Europa League non la vincerai mai, te lo dico io, non la vincerai mai. È quello che dico. A me il problema è come cazzo gioca il Milan. Non ha un gioco, è un gioco offensivo, sì, a caso. Cioè, il calcio offensivo c'è, è buono, ma deve essere coperto da un'ottima fase però anche difensiva, se no quello che fai perde il senso. Ed è quello che vediamo ogni domenica. Secondo me il Gasper, dirvi, all'Atalanta fa un gioco offensivo, ma l'Atalanta nei limiti della formazione che ha si difende anche bene. Boh, a me sembra che siamo una squadra con poco midollo, con poca fame, cioè diciamo che siamo una squadra che rappresenta appieno la nostra società, cioè una squadra che non lotta per la vittoria, non lotta per il trofeo, per il titolo, ma che alla fine si domanda che cazzo avete da lamentarmi, siamo nei primi tre, abbiamo 7 punti dalla Champions, missione compiuta. Questo è quello che vedo. Per il mercato, che ne parleremo nel pomeriggio, la cosa è a Stefano Pioli. Gli avete portato 7, 8, 9 giocatori. Le cose non sono cambiate. Compriamogliene altri 4, vi assicuro che le cose con Stefano Pioli non cambieranno. Dopo serve un difensore forte, un attaccante forte, un centrocampista forte. Avete le possibilità di farlo a gennaio? Io spero di sì. Ma se dovete comprare così per comprare, lasciate perdere. Cioè, Buongiorno è un grande giocatore, se lo prendete bene. Ma se dovete andare a comprarvi un mezzo catorcio, lasciate perdere. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.